Siamo di nuovo qui. E fortunatamente credo che quello stronzo se ne sia andato. Purtroppo mi sono accorto che a differenza di Paradosso, io con arco e frecce faccio veramente cagare. Non so da dove sia arrivato quel ghast, ma sono felice che se ne sia andato. Almeno per il momento. Non appena avrò un arco con qualche potere, tipo la fiamma, un po' rara da ottenere in questo momento, spero di poter colpire quello stronzo volante e fargli cagare una delle sue lacrime. Per il momento il mio obiettivo è lo stesso dello scorso episodio. Trovare un modo per raggiungere il fondo in questo cazzo in bocca qua. E dopo aver trovato il fondo, reperire un modo agevole per risalire e portare i secchi pieni di lava per utilizzarli come combustibile in questi forni. In modo da avere più agevolmente una quantità adatta di mattoni dell'inferno. Esatto. Per mattoni dell'inferno che ci faccio questi blocchi. E voglio provare a utilizzare per costruire qualcosa nel mondo normale. Sinceramente avrei anche il desiderio di raggiungere, come, magari sfondare il culo al drago per meglio. Ma per raggiungere quell'obiettivo ho paura che occorrerà più tempo del previsto. E visto che in questo momento continuare questa serie sta diventando noioso, penso proprio che sarò costretto a raggiungere l'end come modalità estrema. Per il momento ho detto continuerò ancora qualche altra puntata, dopodiché penso proprio che comincerò l'estrema, sperando che l'estrema mi porti maggiori gratificazioni a livello personale e maggiore rischio, perché purtroppo a me le cose noiose non piacciono. Appunto per questo motivo ho lasciato più di una ragazza, perché dopo un po' quando le donne diventano noiose, quando è all'inizio del rapporto sono piene di energia, desiderose, noiose, sempre pronti a trombare dalla mattina alla sera. Poi quando il rapporto diventa un po' più, come dire, serio, si comincia a pensare al futuro, si comincia a desiderare una famiglia, dei figli, una stabilità. Fate caso, quando si cominciano a pensare queste cose, puntualmente, le donne perdono quella carica erotica, perdono quel desiderio, quella passione che prima me animava e le rendeva adatte a un uomo virile. Ma quando si spegne quella passione, il rapporto di coppia inizia a degenerare. Si pensa al futuro e non si pensano più alle cose presenti, attuali, tipo mangiamoci una pizza, facciamoci una bella chiamata, andiamocene un po' di qua, un po' di là. E dice, no caro, non ce la faccio, stasera poi domani devo alzarmi presto, ci dobbiamo preparare per il matrimonio, non ce l'ho fatta. Succede sempre così.
Quindi ogni volta che una ragazza incomincia a dire queste cose, io le dico chiaramente, va bene, se vuoi facciamo così. Anzi, sai che ti dico, se vuoi farlo da sola, meglio che ci lasciamo. E non mi chiede perché, perché stai diventando pallosa. Se parlare di matrimonio e di vita insieme ti spegne ogni desiderio, allora non è il caso di continuare. Mentre dico queste perle di saggezza che hanno un valore probabilmente solo per me e che non rientrano nella sfera emotiva e di pensiero della stragrande maggioranza delle persone, perché la stragrande maggioranza delle persone quando si fidanza si fa praticamente lobotomizzare. E sto cercando ancora un cazzo di modo per scendere. E mi sto accorgendo che mi trovo su un piano. E sotto il ricurvo, per cui l'unica soluzione sarà quella di bucare questa cazzo di roccia. Sperando di non beccare un blocco di lava che mi apra il culo infuocato. E vedere di trovare un modo di scendere giù. Perché scendere con un salto non mi sembra la soluzione più adatta. E sinceramente inizio proprio a farmi, inizio questo mondo a farmi girare. E scendere sarebbe se la pongo in un corso d'acqua, peccato che l'acqua non si possa usare. Quindi adesso devo bucare sta cazzo di parete, sperando di raggiungere un punto dove sia più facile e agevole riuscire a raggiungere il fondo di questo accidente di posto. E sinceramente, come la vedo, la cosa sarà molto lunga e quindi probabilmente opererò come al solito dei tagli, perché a differenza del mio caro fratellino non mi va di farmi rompere i coglioni e soprattutto non va di rompere il mio stesso. Penso che scenderò ancora di un paio di blocchi, dopodiché incomincerò ad aprirmi un percorso laterale e vedere se sono riuscito finalmente a raggiungere in qualche modo un appiglio che mi permetta di raggiungere il fondale di questo cazzo di posto. Se avessi la certezza di non perdere troppa vita, l'avrei fatto un salto. Ma visto che non riesco a regolarmi bene per quanto riguarda l'altezza e soprattutto visto che la bussola in questo mondo non serve a un benamato cazzo, devo trovare un altro modo alternativo per non perdermi. Perché se mi perdo, addio, l'unico modo che avrei per tornarmi a casa sarebbe quello di schiattare. E sinceramente con 44 livelli che mi permetterebbero di incantare almeno 7-8 oggetti, non credo che sia una bella cosa perdere quei livelli con la morte del cazzo. Tanto più che non posso in nessun modo barare, visto che ho eliminato la possibilità di abilitare tutti, che tranquillamente lo stesso non utilizzerei tutto, perché secondo me giocare a un gioco utilizzando tutto è stupido. Se uno vuole giocare per mettere alla prova la sua resistenza e la sua capacità di riuscire a risolvere le situazioni più complicate, usare un trucco che credo sia un modo per fregare te stesso. Cioè, è inutile che dici ce l'ho enorme e poi dopo hai utilizzato Photoshop per farlo enorme. Non so se stai seguendo il mio ragionamento. Ho fatto un esempio un po' a cazzo. Però più o meno dovrebbe rendere l'idea.
sono finalmente riuscito ad aggiungere una sezione. Però mi sono reso conto che nonostante tutto il lavoro fatto per aggiungere questa sporgenza, mi trovo ancora in una situazione in cui raggiungere il fondo è complicato. Allora proverò ad aprirmi un varco lungo il bordo in questa sezione, sperando che questo mi permetta finalmente di raggiungere quel fottutissimo mare di lava. Ma il mio dubbio adesso è un altro. Siamo sicuri che quel mare di lava sia quello dove sia la sporgenza che vedo di fronte sia la stessa da cui sono venuto? Il mio dubbio è che probabilmente devo aver sbagliato strada. Ecco, adesso le cose si complicano. E questo mare di lava che costeggiava quella zona, o è quest'altro? Dove cazzo sta il punto da cui sono venuto? Allora, io non sono certo che questo sia il punto, cioè di fronte a me sia il punto dove sta il portale. Già, perché da quello che riesco a vedere è abbastanza scosceso, quindi non può essere più un punto. Quindi mi chiedo, dove cazzo sono spuntato? Da che direzione, in che direzione può essere il mio portale? E inoltre sto pensando, ma che cazzo me lo fa fare di continuare a scavare se non ho queste certezze? Beh, continuando a scavare invece di trovare una strada veloce per salire e scendere, almeno con quel tunnel che ho costruito, cercherò di raggiungere, potrebbe essere un ecosistema per il momento per raccogliere la lava. Però credo proprio che dovrò farmi molti secchi e svuotare un po' il mio inventario, in modo da contenere almeno 8 secchi di lava, così i viaggi li faccio una sola volta ogni tot cubi. E sinceramente, ora come ora, neanche me la sento tanto di... Vabbè, io continuo a scavare. E alla fine mi sono rotto il cazzo di scavare. Quindi deposito un po' tutto questo materiale e poi me ne ritorno a casa perché, sinceramente, all'inferno mi ha... totalmente frantumato con me. Ora bisogna solamente aspettare l'evolversi della cosa. I blocchi me li porto a casa, vuol dire che me li cucinerò nel mondo reale. Ciao ciao.